vinto. Ma come non ho vinto? Benvenuti a Salerno, California. Sto cercando di trovare un sinonimi disoccupato, non mi viene. Ciao Tech Lovers, sono Gianfranco, ho 44 anni e modestamente non ho mai fatto un cazzo in vita mia, ma proprio zero completamente. Non avendo mai avuto il vizio di lavorare, ho potuto produrre un quantitativo di stronzate impressionanti, che durante il corso di questi anni l'ho messo un poco a dove capitava. Pubblicità. Ci capita la cosa della polvere, mo ci dico. Se non ve ne andate immediatamente e se non la smettete con questi bombardamenti disumani, vi butteremo addosso ai cani. Avete questa polvere di antrace, che è una polvere velenosissima, è una polvere che non so io che urli, che stanno a scienziare, che uccide proprio con il, se come uccide, con il semplice contatto. Come contatto con? Contatti. Andà, fessi, mamma, ma siete scemo, io, mannaggia. Attualmente ci sta questo sito che sarebbe il sito dei Katanka, che è un gruppo di ragazzi di Napoli, miei amici, che mi hanno dato a disposizione uno spazio che è una specie di discarica della munnezza non differenziata dove ci abbiamo buttato tutto quanto sopra. Su uno dei tanti siti che feci, il primo lo feci con un mio amico che si chiama Mario Cerone, no? Feci una sezione finta di annunci personali. Ed erano annunci tipo AAA, animali di qualsiasi tipo, vendo ve li uccido anche a gratis. Oppure automobile con la scritta guardia di finanza vendesi, identica a una vera, a farone. Oppure apparecchiatura per tomografia assiale computerizzata, identica a quella rubata all'ospedale Santa Maria Pietosa degli Orfanelli Ciechi, vendesi clinica privata. Praticamente feci vari di questi annunci, poi una volta, mentre stavo in un posto a Salerno dove ti puoi leggere i giornali a gratis, no? Sai che cose? Vado a vedere, era uscito un numero dell'Espresso e c'era il nuovo libro di Gino e Michele, Le cicale e le formiche. Vediamo le battute, un estratto delle battute più divertenti. Vado a vedere computer, la tomografia assiale computerizzata. Insomma, pensavo, fessi, mamma. E s'erano, dissi, no, ma che seccare sono le cose mie? Disse, dove cazzo le hanno prese queste? Dissi, ma è possibile? Vado in libreria, vado a pigliare sto libro, comincio a sfogliarlo e praticamente se ne erano fottute proprio 10 di queste cose. L'avevano prese e l'avevano messe là dentro. E sotto non avevano scritto la fonte, non c'era scritto niente. Annunci tratti da un quotidiano napoletano. Se gli mandai email, coso, lettere, niente, zero, non mi hanno mai risposto. Gino e Michele, avete fottuto 10 cose sul libro Le cicale e le formiche. Vi ho mandato l'email, quella roba là l'ho fatta io, nessun cazzo di quotidiano anonimo napoletano. Quindi quella roba ve la siete fregata, ok? Bastava che lo scrivessero, facevano la figura dei signori, invece a così hanno fatto la figura di pazienti. Vabbè, stop. Insomma, trovai un editore di Napoli che raccolse tutta la roba e la pubblicai sopra un libro. Il mio ragazzo è un genio, me l'ha detto lui. E praticamente questo qua raccoglieva tutta la roba che stava sopra al web. Pubblicità. È uscito Ragazzo Sfortunato, il nuovo CD di Franco Calieri. Sono un ragazzo sfortunato perché sfortunatamente mi ha battito un colpo durante una discussione. Franco Calieri, una musica giovane che sa parlare al cuore dei giovani. Irodula da serinda smart che faceva buchi. Un'armonia particolare che parla di speranza e di pace un attimino mediterranea. Signor ministro, senti a me, è meglio a farsi i fatti suoi. Non sta senta chi non va bene a sta città. Siccome a una certa età ti spasta, fare tutte cose, non ce la fai manca a suonare, non tieni più pazienza né niente. Fai
feci proprio l'hobby delle casalinghe, mi mise a scrivere. E praticamente scrissi una specie di romanzo, una puttanata, eppure la misi su internet con Emule, no? Dopodiché, dopo un po' di tempo, dei ragazzi di Napoli mi chiamarono, dissero: "Senti, ma abbiamo trovato sta cosa su internet, ci piace, l'abbiamo letta, la vogliamo pubblicare." Ho detto, ho fatto io, "Ma siete sicuri? Guardate che sta su internet da parecchio tempo." Dice: "No, no, la vogliamo fare, la vogliamo fare." Ho detto: "Ah, ma è un libro, si legge." E questo è il grande successo di tutti i tempi. Poi, sempre tramite internet, conobbi un ragazzo che si chiama Mario Perrotta, no? Disse: "Ah, vogliamo fare una cosa." Lui è disegnatore, disse: "Ah, tu mi fai una sceneggiatura e io faccio il fumetto." Disse: "Vabbè." E abbiamo fatto Batman, che è un'altra bella stronzata, che si ci acchiappa la DC Comics, ci cioè fanno un culo tanto, no? E allora divento Batman e mi sappiamo da ferramo pazzo. Ma canta Kawasaki, a meglio che ci sta, ma faccio caca sotto, ma mi casca pizza, Batman, ma chiappa sotto il rode e scamazzo, ma mi mecca venno fumo e poi magari rubba perché sono Batman. Grazie a internet, ho conosciuto anche un mio amico che praticamente mi ha fatto un videogioco dove sono io il protagonista e praticamente deve riuscire ad evitare il dirigibile dell'ufficio di collocamento che mi butta le 24 ore, il prete che mi butta le croci e invece deve riuscire ad acchiappare delle zezze. Posso dire una cosa proprio politically correct, cioè internet sa quando sta diventando una merda da quando è arrivata in mano alle femmine, cioè guarda come tutta la cosa quando arrivano le donne da una parte l'università diventa una cacata, mo su internet finché le femmine capito non sapevano manco a picciò computer, mo che hanno capito come funziona, cioè sono arrivate loro, cioè proprio di livello, guarda sono arrivate loro e proprio subito si sono messe proprio di casa sopra a Facebook e tutti quanti con la speranza di chiavà tutta ad ammassarsi là sopra. Allora tu vedi questi cessi che fanno il bello e il cattivo tempo e vanno distribuendo speranze a tutti quanti, no? E tutti vanno dalla mattina alla sera là sopra a massacrarsi. Facebook, il social network, ma va fa. Allo scapezzo nel traffico si caca il cazzo al semaforo. I vigili, le macchine, le vespe, i camion, gli astemi, i maron. A terra stanno zanghe di schifezza, na puzza e pishmurt e di munnezza. Sugli autobus, trascelle sudate, si pigliano ammazzate. Spaghetti, cozze e merda, e scorze di melone. Va bene, un saluto a tutti quanti e grazie a questa cosa di Clover mia mamma oggi ha creduto che io stia combinando qualcosa, quindi diciamo che con questa stronzata qua io ci dico mamma è una cosa che va sul Rai 1, forse divento miliardario, in modo che almeno per 2 mesi non mi scasso cazzo e non continua, ma quando è che va a lavorare, quando è che ti sposi, eccetera, eccetera. A mare sotto il sole ci scende la pressione, non mi sento bene già da mo'. Come la metto nome? Se tasso sangue proprio qui, annanza a tutti quanti, mannaggia a tutti i santi. La spiaggia è chiacchierata. E mi cagato cazzo, pure tu, metto la capa sotto al rubinetto, l'estate sta finendo.